Tappa numero 13, Porto Recanati Cesenatico, 220 km, anche in questo caso solamente i primi sono in pianura, nel finale due salite, Perticara e Barbotto, l'ultima salita 43 km dall'arrivo per arrivare a Cesenatico, è qui, un ricordo per Marco Pantani e non solo, perché a Cesenatico c'è la più antica Gran Fondo al mondo. Sì, è vero, la Nove Colli compie 40 anni nel 2010, è la Gran Fondo più antica di tutto il panorama mondiale e noi abbiamo estrapolato la fase finale, tanto cara ai cicloturisti, per arrivare lì a Cesenatico e magari proporre qualcosa di speciale, di particolare che ancora non vi anticipiamo, ma che tra qualche tempo vi faremo scoprire. Sergio Neri, hai adesso un po' un'idea, hai un'indicazione, una valutazione, possiamo dare un timido voto? Io ci andrei ancora piano perché vorrei vedere le tappe finali, perché per ora questo giro mi sembra diviso, diciamo, nella prima parte che è quella del regalo gioioso all'Olanda, terra delle biciclette. E siamo d'accordo. La seconda parte che stiamo percorrendo, per ora la vedo come un bel viaggio con qualche insidia, con qualche problema. Ma il botto, io lo devo ancora vedere. Allora aspetta, andiamo ai botti. Arriva il botto, anzi tante botte. 14ª tappa, Ferrara Asolo, attenzione perché in questa tappa di 201 km c'è il Monte Grappa, versante Semonzo, una salita di 19 km, pendenza media 8%, una discesa di 20 km, 15 in pianura e si arriva ad Asolo, anche il finale è in salita, tappa molto molto insidiosa, potrebbe cambiare, anzi cambierà la classifica generale. L'abbiamo indicata come una tappa a 3 stelle, ma forse ne meriterebbe anche 4 di stelle questa tappa d'Asolo, perché con il Monte Grappa negli ultimi 60 chilometri significa più o meno stare un'ora in bicicletta in salita e 35 minuti in discesa. Quindi lì si cominceranno a vedere le differenze. Negli ultimi 90 chilometri salite come Sella Chianzutan, Duron, basta leggere il nome per capire la difficoltà di questa salita, Sella Valcalda e gli ultimi 10 chilometri portano in cima allo Zoncolan, la salita più dura d'Italia. Ci siamo, è la salita delle famiglie, l'ultima volta ci siamo arrivati di lunedì ed è stata una festa davvero per le famiglie, scuole chiuse, papà, mamma, bambini e magari qualche volta anche il nonno che salivano a piedi sino in cima dello Zoncolan. L'anno prossimo ci andremo sempre dalla parte di Ovaro con quel pit stop che fa rabbrividire Mauro Vegni e anche i direttori sportivi, ma le auto rimarranno ai piedi della montagna e saliremo con le motociclette. Andiamo avanti, accontentiamo ancora la giuria, dai. Giorno di riposo sacrosanto per i corridori, 16ª tappa, martedì 25 maggio, San Vigilio di Marebbe, Plan de Corones, 13 km, viene riproposta la cronoscalata, i primi 7 portano al Passo Furcia, gli ultimi 6 sterrati. Una strada che fino a pochi giorni prima è una vera e propria pista da sci. E qua chiedo scusa ad Angelo Zumegnan, ma davvero Nazareno Balani con tutte le sue squadre impegnate nelle riprese fanno davvero miracoli, salti mortali per cercare di collocare tutte quante le strutture per poter riprendere il vivo della corsa. Ci sono due tratti, uno al 20% ed uno al 24%, c'è il rischio di ribaltarsi. Nazareno Balani e i suoi tecnici faranno dei grandi sacrifici, ma purtroppo saranno costretti a farli anche i corridori. Vogliamo vedere fino a dove arriva il limite umano, il raffronto sarà possibile con la scalata di 2 anni fa. Il passo delle Palade, una salita di 20 km a metà percorso, lunga discesa, attenzione perché l'arrivo di Peio non è considerato in salita, ma gli ultimi 5 sono tutti all'insù con delle pendenze che arrivano anche all'8%, quindi potremmo ammirare a degli scatti anche da parte degli uomini di classifica. E si faranno sentire anche le fatiche del Monte Grappa, le fatiche dello Zoncolan, le fatiche di Plan de Corones, che non basterà quel giorno di riposo tra lo Zoncolan e Plan de Corones ad alleviare. E sarà una giornata a 4 stelle, tranquilli. Sarà una giornata a 4 stelle, Davide. Ritorniamo a 2 stelle con la 18ª tappa, Levico-Litera. Non ci sono salite, è vero, l'ultima chance per i velocisti superstiti dalle grandi montagne appena affrontate e saremo alla vigilia di una tragica ricorrenza che l'indomani mattina, prima di partire, ci permetterà di avere in Piazza della Loggia un momento toccante per ricordare quanto di grave accadde anni e anni prima. Vai Davide, ancora in attesa di... Un tranquillo, mica tanto, venerdì...
di paura. 19ª tappa Brescia-Aprica, 195 km, i primi 97 in pianura, poi un primo passaggio sulla Aprica. La salita verso Santa Cristina-Trivigno, discesa, attenzione, molto ripida, strada stretta, e poi il Mortirolo, basta il nome, poi di nuovo l'arrivo verso l'Aprica. Se non ho fatto male i conti, ci sono 52 km di salita negli ultimi 100 km. Se Sergio Neri si aspettava il botto, forse ci siamo riusciti. Ecco, il Mortirolo nel 1945 fu teatro di due battaglie tra i partigiani e i tedeschi in ritirata. Per fortuna adesso è battaglia tra scalatori, e tra l'altro venne innovata proprio nel 1990. Nel 94 ci fu la clamorosa fuga di Pantani, che andò proprio a battere gente come Indurain, Berzin. Il Mortirolo, il mostro dei ciclisti. Arriva adesso la penultima tappa, il sabato, 20ª, da Bormio a Tonale, Ponte di Legno, sono 178 chilometri, 5 Gran Premi della Montagna, la Forcola, l'Eira, il Foscagno, si ritorna a Bormio e si sale sul Gavia, una salita di 24 chilometri, a 30 dalla conclusione, discesa e poi di nuovo in salita verso il Tonale, 4.800 metri di dislivello, la media del primo non supererà i 30 all'ora, vuol dire che dovranno stare in bicicletta più di 6 ore. E sul Passo Gavia ci sarà la Cima Coppi. Se nel 2009 abbiamo ruotato attorno al concetto dei 100 anni, nel 2010 ruoteremo attorno a quello dei 50 anni, 50 anni della scomparsa di Coppi, 50 anni dalla scoperta del Passo Gavia da parte di Vincenzo Toriani, il più grande e il più geniale dei patron. Quella sarà l'ultima vera impegnativa salita del Giro del 2010 e lì ci sarà la Cima Coppi, a 2.618 metri di altezza sul livello del mare. Un cronometro di 15 km 300 metri sul percorso iridato delle Torricelle, 15 km, quindi altri 20 minuti a tutta. Chi ha un ritardo o un vantaggio di 30 secondi deve comunque spingere, perché qui potrebbe cambiare ancora una volta la classifica. È vero, è il circuito del mondiale, ma lo affronteremo in senso inverso e la conclusione sarà dentro l'arena, come nel 1984, nella speranza che il nuovo Radames di Verona sia un campione all'altezza di Moser.